Amelia Mascioli, dunque, questa manifestazione delle stelle del nuoto FIN, ovviamente per la regione Molise, l'hai in qualche modo messa in piedi tu, e quindi chiaramente complimenti, perché chiudi comunque questo quadriennio sotto, insomma, la tua delega. Ricordiamo che già sei stata rinominata consigliera federale, quindi a Roma, quindi questa è sicuramente una carica importante, però hai sempre tenuto al territorio, e questo evento dimostra proprio questo. Guarda, non mi sembra vero che siamo giunti già alla quarta edizione, questi 4 anni sono volati. È un evento questo che ho voluto fortemente, perché mancava in realtà un momento di festa per il nostro movimento, ed è proprio una festa per gli atleti, per le società, per i dirigenti, per tutti quanti quelli che in qualche modo contribuiscono quotidianamente al successo del nostro nuoto. In realtà la nostra delegazione, seppur piccola per esiguità chiaramente territoriale, ha dimostrato, soprattutto in questi ultimi 4 anni, un grande spessore, una grande professionalità, una grande crescita, atleti che si qualificano e vincono i campionati italiani, i campionati assoluti, insomma è sicuramente un movimento in fermento, e sono orgogliosa di farne parte, sono orgogliosa di rappresentarla e di impegnarmi tantissimo, perché è una realtà che merita di tutto rispetto, e insomma io non mi sono risparmiata e continuerò a non risparmiarmi. Questa festa è la ciliegina sulla torta del successo di tutti quanti noi. Hai portato sempre autorità importanti proprio per dare una testimonianza diretta ai giovani atleti, perché poi insomma serve anche vedere il campione che poi ci mette la faccia e l'esperienza in prima persona. Sì, hai ragione, è importante per i ragazzi avere un esempio che sia risorsa, che sia guida, che sia esperienza, ed è importante perché dà spessore e valore a questo momento, per cui ecco, non è uno sforzo, è un piacere quello di coinvolgere atleti che in qualche modo rappresentano l'Italia nel mondo. Abbiamo Domenico Cerenza con noi, ma abbiamo avuto Marco Orsi, Margherita Panziera, diciamo che non ci siamo fatti mancare nulla, perché appunto è importante che rappresentino un esempio e che siano da stimolo per i nostri atleti molisani. Ecco, dicevi non sei stata con le mani in mano, sicuramente la piscina di Termoli è veramente il fiore all'occhiello di questa tua gestione. Guarda, è stata un'emozione poterci lavorare e poter realizzare un sogno che io avevo da bambina. Noi non abbiamo mai avuto una vasca olimpionica in Molise. Quando nuotavo da ragazzina eravamo costretti a spostarci d'estate altrove, fuori regione, perché chiaramente mancava un tassello importante per lo svolgimento della preparazione in una seconda fase di campionato, che nella nostra disciplina richiede la vasca lunga. Per cui veder crescere questa creatura, viverla e quindi finalmente inaugurarla, non lo so, è stato un po' come rinascere per me in realtà, e soprattutto emozionarmi nel vedere i ragazzi delle nostre squadre potersi allenare finalmente e poter competere oggi a pieno titolo esattamente come gli altri avversari, come i loro avversari. Per cui è stato un successo della nostra delegazione, è stato un successo del nostro movimento, e adesso però abbiamo la responsabilità di farlo decollare.